Buongiorno ragazzi, ben ritrovati da Vincenzo. Siamo di nuovo ospiti qua alla DRD via Carlo Imbonati, Royal Enfield, dall'amico Carlo e del suo team. Ragazzi simpatici, preparati, vi invito a venire a trovare anche solo per un test drive. Venite a provare la produzione Royal Enfield e lì vedrete cosa vuol dire essere appassionati e non semplici venditori. Comunque oggi vi porto in prova la media di casa Royal Enfield, è la Ram 411. Guardate che spettacolo, monocilindrico, 411 cc di cilindrata, questa colorazione bianco-rossa molto molto bella che richiama lo sport. Monocilindrico, lo vedete qua, raffreddato ad aria, 24 cavalli a 6500 giri e un valore di coppia discreto, 32 Nm di coppia a 4250 giri, che adesso una volta che saremo su strada vi farò sentire come lavorano. Guardate che bello. Ovviamente in questo caso, come si usa su questo tipo di moto, questa è una scrambler, abbiamo il cerchio da 17 al posteriore, è gommato 120-90 con un bel freno a disco da 2,40. All'anteriore, come vi dicevo, abbiamo la differenziazione, qua abbiamo un cerchio da 19-100-90. Ovviamente gomme leggermente tassellate perché questa è una moto votata all'impiego diciamo un po' fuoristradistico, quindi su strade magari bianche, un po' sporche, qua chi sa dare il gas non si toglierà delle belle soddisfazioni anche senza avere a disposizione badilate di cavalli, perché i cavalli possono non essere tutto e possono non dire tutto, è meglio diciamo non scartare a priori questo tipo di soluzioni. Moto leggera, adatta a tutti, 185 kg a pieno carico, un bel serbatoio per fare tanti chilometri, 15 litri e 5 litri di riserva, che con un consumo di 30 km per litro, siamo a 33 credo, ne abbiamo da fare a bizzeffi di chilometri. Davvero sulle percorrenze e sul fatto che sia una moto economica non ci sono dubbi. 5.000 euro franco concessionario, disponibile in 5 colorazioni, questa è una di quelle che io trovo molto molto azzeccata, ce le riguardiamo. Guardate che bella. Mi dimenticavo di dirvi che la moto ha anche l'ABS e, a differenza della Himalayan, che è la sorella in declinazione enduristica, non ha l'ABS disinseribile al posteriore. Quella ce l'ha ovviamente per un impiego molto più dedicato all'off-road, quindi è bene poterlo disinserire. Moto ben rifritta, abbiamo una bella sella a sbalzo, ma di un pezzo solo, un bel grip, dopo verificheremo anche la comodità, qua è già stata equipaggiata con i maniglioni, poi potete attingere al catalogo accessori, borse, ci sono un sacco di roba. Un accessorio che io vi consiglio, adesso vi faccio vedere la strumentazione, che è misto analogico digitale, dopo lo vedrete qua quando lo accenderò, è il navigatore ottimizzato e curato da Google turn by turn, quindi l'applicazione si chiama Tripper, che vi darà praticamente le indicazioni basiche, quindi ci saranno delle frecce, che non ci sarà la super mappa che Google ci ha abituato ad avere, ma indicazioni basiche per raggiungere il posto che avrete scelto per le vostre gite o per le vostre necessità. Quindi su questo mi sento di consigliarvelo e inseritelo dentro. Un'altra piccola panoramica. Guardate qua dove è alloggiato il monocilindrico, telaio a doppia culla, monotrave, sospensioni come si usava ai tempi, anche qua il richiamo ai soffietti che si utilizzavano negli anni che furono, abbiamo una bella forcella anteriore da 41 mm, bella, bella granitica, con un'escursione di 190, mentre al posteriore abbiamo un monoammortizzatore progressivo qua centrale con una corsa di 180. Adesso andremo a verificare appunto il comportamento della moto, purtroppo non abbiamo grossi anche qua panorami da vedere, tante curve o off-road da affrontare, ma
ci accontenteremo del circuito cittadino, ce lo faremo bastare. Quindi pronti per la prova, mi raccomando l'iscrizione al canale e cominciate a buttare un like, perché è benzina per il canale, e per avere altre prove di questo genere occorre diciamo solleticare gli algoritmi. Quindi buona visione e buon divertimento. Bene ragazzi, siamo pronti per il test drive con la nostra Scram 411, felicissimo anche questa volta di partire e di provare questo prodotto Royal Enfield, via! Allora, cominciamo a analizzare con il mio computer di bordo, il mio lato B, quelle che sono le prime sensazioni. Allora, la moto è molto più molleggiata della Interceptor, già si nota una certa morbidezza. Ovviamente questa è una moto che avrà un impiego diverso da quello che è più stradistico. Qua la si potrebbe utilizzare tranquillamente per fare un po' di off-road leggero, magari qualche strada bianca, un po' di sterrato, il suo terreno di caccia ideale. Allora, la posizione di guida, il manubrio risulta abbastanza alto rispetto alla media delle motociclette, con una seduta molto molto più infossata. Siamo a 795 mm, quindi un'altezza valida anche per chi non è altissimo. Io sono 1,76 m, quindi qualcosa in meno della mia altezza e qualcosa in più della mia altezza. Diciamo tra 1,70 m e 1,80 m, secondo me, è l'abitabilità diciamo ideale per questo tipo di moto. Ovviamente è guidabile anche dai neopatentati con la 2, il peso è tale per cui possa essere sfruttata tranquillamente anche da un pubblico femminile senza problemi. Beh, è un assetto per me inedito, perché non ho mai provato una Scrambler. Davvero, mi fa un po' strano, ma io la trovo davvero davvero geniale in città con questo manubrio un po' alto, un po' mi sembra la stessa sensazione della prima volta che ho guidato un SUV, avere questa dominanza sulla strada con questa vista dall'alto. Qua in questo caso la vista è, la visuale è sempre quella, ma la dominanza ve la dà il fatto di avere questo manubrio che sembra un timone con il quale governare questa media monocilindrica. 411 cc di cilindrata, come vi ho detto, solo 24,3 cavalli per qualcuno, e hanno fatto sì che il prodotto non sia stato capito. Ma udite notizia di quest'oggi, letta e riferitemi, confermatemi anche dall'amico Carlo. Praticamente Royal Enfield sta preparando la versione Himalayan con, udite, 50 cavalli, 54 cavalli con un 450, ovviamente raffreddato a liquido, questo per ottemperare poi tutte le balle delle normative antinquinamento, quindi si rendeva necessario diciamo una configurazione del genere. Ma il raddoppio della cilindrata è davvero curioso. Non vedo l'ora di provare appena possibile la Himalayan, la versione attuale, questa da 24,3 cavalli, e poi di poter provare magari in tempi anche, sarebbe bello poterla provare in tempi brevi per avere poi un rapporto di come è cresciuta, di come crescerà la moto con questa cilindrata. Allora, questo monocilindrico borbotta basso basso, sentiamolo un po'. Devo dire che il suo caratterino ce l'ha, in corsa lunga c'è una bella, adesso sulle prime ho sentito subito la coppia che si fa sentire, 33 Nm di coppia non sono proprio pochini, la moto poi è leggera e davvero sono incredulo della posizione di guida, è una roba per me davvero davvero strana, una sensazione mai provata, è proprio vero che nella vita non si finisce mai di imparare, di provare cose nuove. Busto eretto, chiaramente, braccia più alte del solito, sia perché ovviamente quando si ha a disposizione la moto con insieme il manubrio e una sportiva, ma anche con una nuda, la street triple che vi avevo presentato, ovviamente un filino più bassa.
questa è, boh, non ve la so catalogare, è proprio una roba da provare. Venitela a provare, venite a trovare gli amici Carlo & Company, il suo team, gente davvero, come vi ho detto in presentazione, disponibile, sanno fare il loro lavoro, trasmettono passione e non sono semplici venditori di due ruote, loro vi sapranno seguire con dedizione. Vediamo un po' i freni. All'anteriore il 300, il disco da 300 morde discretamente, anche qui varrà il discorso della combinazione, dell'utilizzo in combinata del freno anteriore e posteriore, che adesso andiamo a verificare. Ecco, sì, decisamente meglio. E non poteva essere che così, chiaramente. Ovviamente in questo caso le sospensioni sono più cedevoli, affondano maggiormente durante la frenata e quindi c'è un trasferimento di carico più pronunciato rispetto all'intersector, che aveva invece un assetto molto più piatto, più stradale, e ci mancherebbe altro. La forcella anteriore, come vi ho detto, da 41 con una bella corsa da 190 fa sì che durante la frenata possano accucciarsi su tutta la loro lunghezza. Vediamo un pochino, adesso chiamiamo in cattedra i freni. Ecco, sì, come vedete la moto affonda abbastanza dolcemente. Ecco, è un affondamento progressivo, non c'è quell'affondamento boom ad andare giù a pacco. La moto resiste alle sollecitazioni di una brusca frenata. Poi chiaramente quando e se andrete a chiamare in causa il freno posteriore contemporaneamente, il gioco è presto fatto, scaricherete quel pelo, la pressione del freno anteriore, quindi la moto rimarrà maggiormente in assetto. Proviamolo. Ecco, anche qua come di consuetudine il freno posteriore frena parecchio. Bello, mi piace questa cosa. Immagino le scodate che si potranno fare quando si potrà guidare magari su un terreno appena un po' così, un po' caderenza, con una stradina un po' bianca, una guida un po' da guidare tutta in piedi, questa, stile enduro, un po' sporco, ecco, un po' di dirt track, mettiamola così. Ovviamente anche le gomme sono leggermente tassellate, diciamo, per ottemperare a questa possibilità, a questa vocazione abbastanza fuoristradistica di questa Scram. Ragazzi, io cosa vi devo dire? 24 cavalli sulla carta, 185 kg mi facevano un po' pensare, però devo dire che la moto si guida bene. Il cambio anche in questo caso, come è successo per la Interceptor, ma è da una familiarità che fa spavento. Io ho guidato altre moto e sulle prime bisogna sempre fare un po' la tara all'attacco della frizione, riuscirla a modulare nei modi giusti. Questa è abbastanza familiare, proprio dà una confidenza spaventosa. Io adesso ci avrò fatto, se no, un chilometro e mezzo, ma è come se l'avessi guidata da sempre, ecco. 5 marce, vi ricordo, 127 km/h, lo so, non sono una velocità da corsa, però chiaramente non è una moto fatta per correre, e ci mancherebbe. Mi piacerebbe poterla provare anche in due per capire quello che potrebbe essere un aggravio di peso sulle prestazioni. Mediamente un passeggero sta intorno dai 50 ai 70 kg a seconda di chi vi portate dietro, e su una cavalleria del genere potrebbero essere una buona zavorra, però da verificare eventualmente sul campo quello che può rappresentare questo tipo di situazione. Io me la immagino già
su una spiaggia, non so, in quel di Formentera, quelle spiagge un po' una volta erano un po' da hippie, un po' ancora un po' rustiche, dove c'è qualche bella stradina da percorrere un po', ripeto, in maniera un po' sporca, un po' ruvida. Ecco, questa io la ritengo, se potessi collocarla in una collocazione precisa, chiaramente chi la utilizza magari ne farà un uso più che altro cittadino, perché con 5.000 euro torno sempre a questo discorso, 5.000 euro io ne spendo volentieri più per una moto del genere che non per uno scooter. Abbiate pazienza, ma so che lo scooter ha altre peculiarità, ha forse una sfruttabilità maggiore, ma il piacere di avere in mano un mezzo del genere che si caratterizzi anche dal punto di vista stilistico, beh, non ha uguali. Poi ripeto, 5.000 euro non sono una cifra ambiziosa, straordinaria, la possiamo affrontare tutti. Una volta che sarete in concessionaria Royal Enfield, chiedete pure del sistema di pagamento con le microrate. Adesso io non entro nello specifico, perché lascio questo tipo di incombenza a chi fa il lavoro, ed è giusto che siano loro a parlarmene. Comunque, questo per dirvi che la moto la potrete portare a casa anche con un impegno economico sufficientemente ragionevole e non un grabuso per nessuno. Bene, giunti finalmente alla fine della prova, anche questa Scram ha lasciato il segno. Davvero un progetto particolare, con questo manubrio più alto della media. Io sono rimasto molto colpito da questa posizione di guida, che è davvero in città, e torno a ripetermi, in certi frangenti su qualche bella spiaggetta, su qualche strada bianca, perché è sterrato questo monocilindrico, può dire davvero la sua. Interessante sarebbe davvero montare poi anche il motore, che, come vi ho detto, arriverà sull'Himalayan con 50 cavalli, su una ciclistica sincera come questa, un peso contenuto davvero davvero qualcosa di interessante. Venitela a provare. Ragazzi, come al solito vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, perché le prove non finiscono qua prima dell'inverno. Speriamo di potervi portare sul canale altra roba. Un bel like, perché penso che a questo punto di esservelo meritato, e poi vi ripeto, è benzina per il canale. Dagli amici di Aere di Moto Royal Enfield qua a Milano, in via Carlo Imbonati, un saluto anche dalla Scram 411 e un saluto dal vostro Vincenzo. Ciao ragazzi!